Ragazzi, se vi capita di mangiare curry in futuro, annusatelo prima, che non si sa mai. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video in cui parleremo di un nuovo crime che è successo in Giappone. Voglio parlare di questo crimine perché oggi dovete sapere che è proprio il 23esimo anniversario di quando è accaduto. E la storia è alquanto scioccante, ci sono un sacco di retroscena, un sacco di misteri. Una persona è stata trovata colpevole di aver avvelenato 60 e rotti persone e averne uccise 4. Ho deciso di parlarne anche perché proprio la settimana scorsa mi sono recato in questa prefettura, che è la prefettura di Wakayama. Sull'altro canale, quello dove faccio vedere contenuti relativi al Giappone, che vi lascio qui, vi caricherò un vlog di questa mia gita e magari vi parlerò anche un po' di quella prefettura, quindi se volete vedere anche il mio vlog di viaggio potete andare qui, ma se vi interessano i video di crime rimanete con me su questo video. Vi voglio comunque ringraziare sempre tantissimo per tutto il sostegno che state dando a questo canale. Non serve chissà che, basta mettere un mi piace, commentare, farmi sentire che ci tenete a questi video, perché secondo me è veramente importante parlarne e renderci conto che magari ci sono dei paesi anche come il Giappone che sulla carta sembrano magari dei paesi perfetti, che per quanto sicuri tuttavia ciò non significa che nulla possa mai accadere, come potremmo vedere in questo video. Io ragazzi ho riflettuto parecchio su questa storia, anche perché proprio mi era capitato di leggere un articolo appunto che diceva che era il 23esimo anniversario di questa strage, quindi voglio ragionare un po' con voi e vedere un po' quali sono state le accuse, chi era la famiglia, chi era il responsabile e chi era la persona che si è celata dietro a questo crimine, e se per caso sia stata realmente colpa sua o se fossero state una serie di circostanze che hanno portato a questo arresto. Tra l'altro in questa faccenda il ruolo dei media è stato fondamentale e secondo me ha in qualche modo portato forse a delle indagini un pochino superficiali, ma andiamo a vedere. Come potrete immaginare dal titolo di questo video, una donna in Giappone ha utilizzato un curry per uccidere delle altre persone. Avete presente le Matsuri, quelle belle festival che si sono in Giappone in cui tutte le persone si ritrovano? Ci sono anche sia le Matsuri, quelle più grandi per le città, ma ci sono anche quelle più piccole per i quartieri, che comunque sono sempre molto piacevoli. Vi faccio vedere qua qualche video di una Matsuri a cui sono stato con per esempio Serena. Mi ricordo che proprio vicino a casa mia, all'epoca quando vivevo in quella zona, c'era stata una Matsuri, ci siamo divertiti, e durante queste Matsuri servono molti cibi diversi e uno di questi cibi che ha servito questa donna era questo curry, che purtroppo però era stato avvelenato. Allora, iniziamo subito col dire chi era questa donna. Si chiamava Hayashi Masumi e è nata il 6 luglio del 1961. Ha vissuto una vita molto normale e tranquilla. Aveva iniziato a seguire le scuole superiori, ma in seguito ha deciso di prendere comunque questa licenza per diventare infermiera. All'epoca non serviva andare a scuola a fare le superiori eccetera, ma c'era proprio un percorso che bisognava fare per diventare infermiere, e ha scelto di fare quel percorso perché proprio lì ha conosciuto il suo futuro marito, che era appunto Kenji Hayashi. Il suo marito era 20 anni più vecchio di lei, era ancora sposato, ma in seguito ha lasciato la sua ex moglie e ha finito per sposarsi con questa Masumi, e insieme hanno avuto 4 bambini. Dal 1990 hanno iniziato a vivere nella prefettura di Wakayama, che è proprio la provincia in cui questo crimine ha avuto luogo. Questa zona comunque si trova proprio a sud di Osaka, è molto facile raggiungerla con i mezzi. Dovete sapere che Osaka è in mezzo a tante città abbastanza grosse, cioè Nara, Kyoto e Kobe. La casa in cui vivevano era la più grande dell'intero quartiere, avevano un grandissimo giardino, tuttavia un sacco di vicini non riuscivano a capacitarsi di come questa famiglia avesse tutti quei soldi e come potessero permettersi questo lusso, diciamo. Il marito praticamente aveva un business suo. Se avete presente le persone che vengono nelle case a sterminare magari degli insetti che avete, questo era quello di cui si occupava. Tuttavia questo suo business l'aveva chiuso nel 92 e era strano come, pur non avendo un lavoro, potesse permettersi di vivere in modo così agiato. Sua moglie, dopo aver fatto il percorso per diventare infermiera, aveva finito per lavorare per esempio quelle persone che vendono assicurazioni, quindi aveva fatto quello, però anche lei aveva smesso di lavorare nel 1995.
quindi per tutti questi anni nessuno dei due aveva un impiego e quindi erano iniziati un po' i pettegolezzi, sapete come sono i vicini. E sembra che comunque entrambi non siano stati particolarmente ben voluti dai loro vicini, sia Masumi che Kenji erano particolarmente impazienti e non particolarmente amichevoli, e sembra che praticamente se qualcuno camminava sulla sua stessa strada continuasse a lamentarsi e a borbottare, e questo è un comportamento piuttosto maleducato in Giappone. Prendete queste notizie con le pinze, perché ragazzi, se realmente non si conoscevano queste persone non si può sapere se fossero delle buone persone o no, perché molto spesso può capitare che ci siano delle persone che magari per invidia o altro, perché come vi ho detto erano una famiglia molto ricca, magari hanno messo in giro delle voci su questi due appunto per ritrarli come delle persone negative. Sapete, un po' quando, non lo so, un po' quella l'erba del vicino è sempre più verde, un po' questo. Il fatto di cui andremo a parlare è successo nel 1998, quando c'è stato un festival all'interno della comunità appunto dove viveva questa coppia. Erano stati attaccati poster un po' ovunque nella zona, e tra l'altro l'associazione delle donne aveva scelto di prendere parte attivamente a questo festival occupandosi del cibo. Durante questo festival hanno servito takoyaki, yakitori, yakisoba e anche il curry. C'erano tutti presi posti perché questo evento sarebbe stato un grande successo. Finalmente arrivò il fatidico giorno, questo 25 luglio. Tutti sembravano molto felici ed entusiasti di questo festival, tuttavia qualche ora più tardi la conclusione di questo festival, mentre le persone stavano tornando a casa, questa storia ha preso una direzione ben più oscura. Infatti il chairman al festival, Mr. Tanaka, era stato trovato vicino al suo divano e si stava praticamente contorcendo dal dolore. Lo trovò sua moglie, lo portarono in ospedale e si è arrivata alla conclusione che si era trattato di food poisoning e quindi era stato avvelenato. La mattina seguente si è scoperto che ben 63 persone sono state portate in ospedale e hanno riscontrato gli stessi sintomi: battiti cardiaci irregolari, vomito e senso di nausea. Ben 4 persone purtroppo persero la vita a causa di questa strana malattia che nessuno sapeva spiegarsi. La polizia iniziò le sue investigazioni perché potete capire come un numero così alto di persone è stata, diciamo, avvelenata, e quindi la polizia ha cercato di capire che cosa è successo e qual era l'alimento che era stato incriminato. Indagando su tutti i cibi che erano stati serviti a quel festival, si è scoperto che nel curry era contenuto dell'arsenico. Questa notizia sconvolse l'intera comunità locale, ma in generale un pochino tutto il Giappone, e una delle persone che appunto era andata a quel festival ha lasciato questa dichiarazione ai media dicendo che non poteva spiegarsi come in un quartiere dove tutti si volevano bene, tutti erano amici e si conoscevano, una cosa del genere sia potuta succedere. Io qua vorrei aprire parentesi, perché potete capire che anche se pensate di conoscere delle persone, non potete mai conoscerle davvero, non potete mai sapere come sono queste persone magari nella loro vita privata. Magari ci sono delle persone che salutate e vedete tutti i giorni che magari non sono esattamente quello che vogliono farvi credere che siano. Quindi non è così scontato che magari in un posto dove tutti si conoscano cose del genere non possano mai accadere. Si tende sempre a pensare che queste cose siano lontane da noi, non possano mai succedere nella nostra comunità, ma ciò è sbagliato e questo non è il modo giusto per affrontare la società in alcune situazioni, perché si può imbattersi in queste circostanze e finire per pagare salatamente questa ingenuità, purtroppo. E questa storia è veramente triste. Quando la notizia si diffuse sui media c'era una grandissima pressione da parte appunto di questi per la polizia, per poter trovare un assassino nel più veloce tempo possibile, perché tutti i giornali, tutte le TV stavano parlando di questo caso. E la polizia iniziò a investigare le varie case, insomma un po' di tutti i vicini, e a fare delle domande un pochino a tutte le persone che vivevano in quella comunità. Queste indagini sembravano tutte ricondurre alla famiglia Hayashi. In realtà, più che la polizia, chi realmente aveva ritenuto colpevole questa Hayashi sembrava che fossero i media. Avete presente
quando i media hanno proprio la necessità di dare il nome di un assassino giusto per creare la notizia e sensazionalizzare la cosa. Ecco, questo è un pochino quello che è successo forse alla famiglia di Hayashi. Non sto dicendo che sia innocente, tuttavia i media già avevano diffuso delle informazioni e si erano messi tutti davanti a casa con tutti i paparazzi che riprendevano questa donna in tutto quello che faceva. E tra l'altro la donna sembrava quasi tranquilla, cioè viveva la sua vita normale, usciva di casa. Io non lo so, però io mi immagino che se avessi paparazzi davanti a casa l'ultima cosa che farei è uscire di casa. Tuttavia posso capire che magari uscendo di casa e facendo vedere che lei stesse vivendo una vita normale magari poteva far sembrare come se non fosse colpevole, capite? Non ho nulla da nascondere e quindi vivo la mia vita. Però potete immaginare che se qualcuno mi accusasse di essere stato il responsabile della morte di 4 persone nella mia comunità, se magari questo fosse una bugia, sarei soprattutto arrabbiato, ma in ogni caso sarei devastato da questa notizia. Tuttavia sono sicuro che persone diverse reagiscono a situazioni come questa in modo diverso, quindi non mi sento nella posizione di poter giudicare il comportamento della signora Hayashi. In ogni caso, sia Kenji che la moglie furono arrestati il 4 ottobre del 1998, dopo una serie di pressioni da parte dei media di arrestare qualcuno. Alcune fonti hanno detto che la signora Hayashi era molto arrabbiata di questa sua condanna dal momento che non c'erano delle vere prove. In questa seconda parte del video vorrei adesso andare ad analizzare le prove e poi vorrei sapere che cosa ne pensate anche voi di questo caso. Quello che posso dirvi è che sembra che ci siano una serie di circostanze, una serie di elementi che sembrano puntare il dito a questa donna e ritenerla la responsabile. Tuttavia tutte queste circostanze in nessun caso sono realmente concrete, quindi è un po' particolare come questa donna sia stata condannata alla pena di morte pur sulla base di circostanze senza avere una prova schiacciante e concreta. La prima cosa che posso dirvi è che questa coppia si è scoperto poi in seguito che in realtà aveva fatto una serie di traffici, diciamo, non del tutto legali, tra virgolette, per riuscire a raggirare un po' l'assicurazione e riuscire ad avere un sacco di soldi. Quindi questo era il motivo per cui la famiglia era così ricca pur non lavorando dal 1995. Quindi sembra che praticamente Masumi abbia utilizzato le sue conoscenze del sistema delle assicurazioni, come vi ho detto lavorava come una salesperson appunto per le assicurazioni, per poter sfruttare l'assicurazione a suo vantaggio e poter ricevere dei soldi. Lei e il marito facevano delle false domande di rimborsi per poter ricevere dei soldi. Per esempio hanno dichiarato che Kenji non poteva camminare e quindi per questo aveva a ricevere dei soldi dall'assicurazione, oppure che la moglie praticamente aveva delle ustioni dovute al suo lavoro, mentre in realtà poi si è scoperto che o se le era procurate da sola intenzionalmente o comunque se le era causate cucinando. In ogni caso entrambe confessarono di essere stati colpevoli di questo raggiramento dell'assicurazione e tra l'altro Kenji è stato spedito in carcere per 7 o 8 anni appunto per aver commesso questa frode. Tuttavia questo non fa di loro degli assassini, cioè c'è una grossa differenza. La seconda, diciamo, prova che tra virgolette punta il dito a Masumi è che l'arsenico che era stato trovato all'interno del carry era stato trovato anche nell'abitazione di questa donna. E voi potrete dire, beh, ovvio che l'ha fatto lei, cioè se aveva lo stesso arsenico, però da un altro punto di vista potrebbe anche essere che qualcuno l'abbia puntato proprio nella sua casa. Comunque era una donna molto odiata nella sua comunità, può essere che qualcuno abbia cercato di incriminarla, non possiamo saperlo. Senza contare che comunque questa coppia aveva accesso a questo arsenico anche perché Kenji in passato, come vi ho detto, lavorava per quell'azienda in cui sterminava gli insetti, quindi per quello avevano l'arsenico in casa. Voi potrete dire, aveva la possibilità di poter prendere questo arsenico e metterlo nel carry, e sicuramente è vero, io non sto dicendo che sia innocente, tuttavia c'è da dire che ci possono essere altre circostanze, ci potrebbero essere altre cose che sono successe che non sappiamo, non sappiamo in retroscena di questa storia. Un'altra cosa è che è molto facile comprare l'arsenico in Giappone, non è una sostanza così difficile da trovare, quindi non è che devono essere i responsabili. Io ragazzi non sto cercando di farvi credere che questa famiglia non sia responsabile per questi crimini, però secondo me ci sono sempre due modi per poter vedere una situazione
e secondo me tutte le pressioni che i media hanno fatto in questo caso nel dover cercare un assassino, immaginatevi essere un poliziotto o comunque qualcuno all'interno di queste indagini e avere queste pressioni di dover trovare il responsabile, magari la polizia si è così focalizzata su questa famiglia che tutta la comunità cercava di ritrarre come i colpevoli, che magari è andata solo a cercare delle prove che incriminassero questa famiglia, mentre magari c'è stata un'altra famiglia che ha commesso questo crimine. Questo non è una cosa che dico io, ma ci sono molte teorie che sostengono questa ipotesi. In ogni caso c'è anche un altro terzo fatto che fa pensare che questa famiglia sia stata colpevole. Loro praticamente erano soliti di ospitare questa specie di serata in cui tutti giocavano d'azzardo, e tre persone che si sono presentate in questa casa sono state avvelenate, e sembra che questa signora Matsumi abbia cercato di avere l'assicurazione, di ricevere il ricompenso dell'assicurazione uccidendole. Tuttavia tutte e tre queste persone sono salve. La donna ha comunque ricevuto $20,000 dall'assicurazione di uno di loro. In ogni caso Hayashi ha detto di essere innocente, di non aver mai richiesto questi soldi e di non aver mai avvelenato nessuno. Ci sono un sacco di informazioni che sono un po' distorte su questo caso, mi piacerebbe proprio avere il report della polizia per riuscire a capirne di più, ma quello che si può trovare in internet potrebbe essere stato un pochino travisato, specie con queste traduzioni, con un caso avvenuto in Giappone comunque nel 98, potete capire come molte cose siano state alterate. Probabilmente in queste notizie c'era anche scritto come sembra che questa donna abbia anche provato a uccidere il suo stesso marito, sempre con l'arsenico, e aver provato ad aver ricevuto dei benefici dall'assicurazione attraverso la morte del marito. Tuttavia mi sembra molto strano, perché suo marito dall'inizio di tutto questo processo ha sempre cercato di difenderla, è sempre stato dalla sua parte, quindi non credo che questo sia realmente accaduto. Tuttavia questa era un'altra di quelle informazioni che erano circolate sui media in quei tempi, che forse hanno influenzato le investigazioni della polizia per quanto riguarda questo caso. Comunque il marito crede nell'innocenza della moglie e ancora oggi pensa che lei sia innocente. Inoltre la quarta, diciamo, prova è che sembra che sia stata vista vicino alla pentola del curry da un ragazzo che l'ha avvistata, ma la donna ha detto che non si è mai trovata vicino a questa pentola da sola. Infine sono stati fatti dei test sui capelli di questa donna e è stato scoperto che c'era una quantità molto alta di arsenico, che sembra che sia arrivato attraverso, diciamo, il vapore che fuoriusciva da questa pentola di curry. Ma questo potrebbe essere successo in qualsiasi momento, magari quando serviva il curry, quando lo stava mangiando. Ci sono una serie di circostanze che fanno pensare che lei sia il colpevole, tuttavia potrebbe anche essere solamente, appunto, come vi dicevo, delle circostanze. Insomma, il fatto che lei avesse dell'arsenico nei capelli non dimostra che lei sicuramente abbia messo dell'arsenico dentro il curry, capite? E soprattutto la domanda mia è: come mai hanno fatto il test solamente sui capelli di questa signora? Avrebbero potuto fare il test su tutti i capelli di tutte le donne che servivano il curry quel giorno, non era mica solo lei che si occupava del curry. E questo secondo me è stato un po' un errore della polizia. Tutti questi fatti sembrano farci pensare che questa signora sia colpevole, sia stata proprio lei ad avvelenare il curry. Tuttavia sono un po' scettico per quanto riguarda questa storia e non riesco a credere a tutto quello che leggo in internet. Mi è capitato in altri casi di non valutare tutte le opzioni, ma sto vedendo sempre di più i vostri commenti e mi fate sempre ragionare su varie cose, quindi anche con questa storia ho deciso di ragionare su determinate ipotesi. Magari quello che pensiamo che sia successo non è magari quello che realmente è successo, capite? Questo è stato un caso che è stato compromesso sicuramente dai media, ma anche dalla polizia stessa, perché sembra come se la polizia si sia solo soffermata su un solo sospettato. C'era tutta questa pressione dall'opinione pubblica e dai media di trovare un sospetto e incriminarlo, e secondo me in casi come questo bisognerebbe proprio cercare di avere più rispetto, cercare di lasciare la polizia fare il suo lavoro. Questa situazione che si è venuta a creare secondo me ha in qualche modo compromesso in parte le indagini. Probabilmente questa donna era la reale colpevole di questo curry, ma non potremo mai averne la certezza dal momento che purtroppo le indagini sono state svolte in questo modo, con un unico sospetto e un'unica traccia che hanno seguito i poliziotti. Se la polizia fosse andata a indagare su tutte le case che vivevano in
in quelle comunità, secondo me realmente si poteva arrivare al vero colpevole, o almeno essere sicuri che questa sia realmente la responsabile di questo avvelenamento. La signora Hayashi è stata ritenuta colpevole solo sulla base di tutte queste circostanze e è stata addirittura condannata alla pena di morte. E io non riesco a capire come si possa essere mandati, diciamo, alla pena di morte sulla base di supposizioni. Io, ragazzi, ho il sospetto che sia stata lei la responsabile, tuttavia non ne ho la certezza. E secondo me, se non ci sono delle prove concrete, non si dovrebbe condannare una persona alla pena di morte. In ogni caso, ancora oggi questa donna, a 23 anni appunto da quando, insomma, ha commesso questo crimine, o si dice che abbia commesso questo crimine, si trova ancora nel braccio della morte, anche sulla base di altri criminali che sono finiti nel braccio della morte in passato, probabilmente anche per evitare, diciamo, che si sollevino ulteriori controversie, soprattutto per il fatto che questa storia è estremamente controversa e ci sono delle persone che credono nell'innocenza di questa donna. Non credo che sarà mai impiccata e probabilmente morirà di vecchiaia dentro le prigioni. Vabbè ragazzi, questa era la storia di oggi, io spero che vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, vi chiederei di lasciare un mi piace e ditemi anche voi che cosa ne pensate di questa storia, ditemi che cosa ne pensate del lavoro che ha svolto la polizia e ditemi se volete altre storie come questa. Noi ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, se vi capita di mangiare curry in futuro, annusatelo prima, che non si sa mai. Ciao a tutti e noi ci vediamo al prossimo video.